Il dottor Carlo Cambi è un altro dei nostri ospiti, è un rappresentante del comitato scientifico Progetto Union Camere per Expo 2015 ed è in qualche modo l'animatore dei racconti sulle filiere. Abbiamo detto quindi 700.000 imprese per raccontare proprio le diversità delle aziende. Come sono questi racconti? Ah, questi racconti sono oggettivamente e obbligatoriamente molto sintetici. Intanto devo dire che la collaborazione fra Simbola e l'Union Camere è stata come al solito felice e molto feconda. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo restituito a Internet la sua ragione d'essere, cioè l'abbiamo fatto diventare semplicemente uno strumento, no? Per molti Internet è diventato ormai una specie di totem. Noi abbiamo semplicemente utilizzato Internet per creare una rete di informazioni, di suggestioni nel mondo che mettesse insieme qualcosa che vale più o meno un po' più di un quarto del PIL nazionale, perché nessuno ci pensa mai, ma se noi pigliamo la filiera agroalimentare, la filiera agricola e la filiera turistica, mettiamo insieme un quarto della ricchezza del paese. E lo scopo che noi abbiamo cercato di raggiungere con questo progetto era esattamente questo, cioè utilizzare l'agricoltura di specialità, che è quella che rende fertili i nostri territori, che nasce da una scelta antropologica, che ha la peculiarità unica nel mondo di essere non tanto un'attività economica, ma prima ancora una dimostrazione di identità attraverso la fatica del campo, portarla a valore aggiunto attraverso la descrizione del processo di trasformazione che può essere artigianale, industriale e che comunque costituisce la filiera delle eccellenze inserita all'interno del territorio. Sostanzialmente chi va su Italian Quality Experience trova che cosa? Queste suggestioni, il racconto del perché la nostra qualità agroalimentare è una qualità assolutamente diversa da quella che tutto il mondo conosce. Non a caso noi abbiamo detto che facevamo una rappresentazione in 3D della nostra cultura agroalimentare. E qual è la terza dimensione? La terza dimensione è l'elemento antropologico, l'aver dato valore al fatto che una determinata coltivazione in un determinato territorio nasce come un'opzione di comunità, non è semplicemente un accesso produttivo. Egualmente la sapienza di alcuni artigiani, guardate, cito una cosa per farvi capire, come sapete il parmigiano reggiano, se non ci fossero i SIC non si farebbe. I SIC sono quelli che mungono le vacche, i SIC sono quelli che hanno imparato in qualche modo a controllare la cagliata. Beh, sapete, intervistando uno di questi SIC, che ormai è reggiano d'adozione ma anche quasi di dialetto, che cosa mi ha detto? Mi ha detto: guarda, che io ho imparato prima a fare il formaggio che a mangiarlo, perché mangiarlo significa aderire a un codice identitario, perché mangiarlo significa aderire ad una ritualità gastronomica. E quindi il processo di lavorazione è sostanzialmente facile da apprendere. Il problema è capire quando è il momento giusto che quella cagliata ridotta a grano di riso diventa magicamente una cosa unica. E questo lo fai soltanto se la tua sensibilità identitaria è corrispondente al prodotto. L'altra cosa che abbiamo fatto è prendere questi elementi di eccellenza, questi racconti, e collocarli in una reale territoriale, in modo che chi partecipa all'Expo o semplicemente attraverso la consultazione del sito internet vuole farsi un'idea, sappia esattamente dove queste eccellenze sono collocate e qual è il contesto territoriale che le determina. Perché un'altra cosa che ci rende unici nel panorama mondiale è che non si possono fare certi prodotti se non in determinati territori. Mi viene in mente di raccontarvi la storia di un salume a me particolarmente caro, visto che sono marchigiano d'adozione, che è il ciauscolo. Perché si fa il ciauscolo e si può fare soltanto nell'areale Amandola, Visso, Camerino? Perché lì c'è un'abitudine
alla coltivazione che imponeva il fatto che io mi portassi dietro il cibusculum, cioè una scorta di caloria che mi consente di coltivare un terreno collinare che diversamente non sarebbe accessibile. Allora, raccontare al mondo questa dimensione dell'agroalimentare significa fare un po' piazza pulita dei molti luoghi comuni che intorno alla moda del food si sono creati. Io dico sempre che noi abbiamo fatto un'operazione gastronomica, come ce l'ha insegnata Brillat Savarin. Gastronomia significa occuparsi dell'uomo in quanto egli si nutre. Gli altri si occupano di cucina, cioè si occupano soltanto del piatto. Noi ci occupiamo invece delle ragioni antropologiche che hanno determinato una determinata produzione. Questo a vantaggio, per esempio, dei 1700 ristoranti italiani nel mondo che l'Unioncamere sta certificando e sulla quale sta facendo anche un'operazione importantissima di veicolazione delle nostre eccellenze agroalimentari. È fondamentale perché noi mettiamo il cuoco di Sydney piuttosto che lo chef di New York in condizione di fare una narrazione del valore aggiunto del suo piatto, che non è semplicemente buono da mangiare o gradevole al palato, ma costituisce l'assunzione di un corredo culturale che è racchiuso in questi nostri racconti. La RAI ci ha dato una grande mano perché? Perché utilizzando i racconti, le teche, i film, la molta documentazione che la RAI, apro parentesi, ci dimentichiamo che la RAI è una sorta di museo, o se preferite di collazione del sedimento culturale dei nostri territori. Dentro il teche RAI c'è il racconto che piaceva a Mario Soldati, c'è il racconto della civiltà contadina, c'è il racconto della ruralità, c'è il racconto del divenire delle nostre città, c'è il racconto del rapporto osmotico fra contado e urbanità, che è un'altra delle caratteristiche fondamentali dell'Italia e che costituiscono il sedimento attraverso il quale noi siamo stati in grado di mantenere la biodiversità del nostro cibo. Perché la domanda è una domanda di specialità, non è una domanda generica di qualità. Faccio un caso: non convincerete mai un abitante di Lodi a fare a meno del panerone, non lo convincerete mai, eppure è un formaggio di nicchia, ma quello di Lodi vuole quel formaggio perché in quel formaggio riconosce la sua identità. E questo è stato il lavoro che abbiamo fatto. Ultima cosa e poi veramente vi lascio. Qual è stata la difficoltà? Quella di tener conto che queste famose 700.000 imprese hanno dimensioni, dinamiche e criteri di gestione completamente diversi. Immaginate che dobbiamo mettere insieme la Ferrero, 3 miliardi e mezzo di fatturati, una vera e propria multinazionale, forse l'orgoglio, il marchio più importante dell'agroalimentare italiana, con... che vi posso dire, il mio amico Picuti che fa 3.000 bottiglie d'olio d'oliva, straordinario olio d'oliva, ma 3.000 bottiglie. E come abbiamo fatto a declinarli e a coniugarli? Con questi riferimenti, col fatto che queste imprese, pur nelle dimensioni diverse, pur nella gestione diversa, pur nella propensione diversa verso il mercato, sono tutte figlie della stessa cultura di produrre il buono, che ognuno produce secondo le scale che è a disposizione, secondo i mercati che vuole servire. Vedrete fra un po' un filmato che narra un'eccellenza italiana assoluta, ed è la pasta. Avete sentito spesso parlare del fatto che la pasta italiana è fatta con i grani che non sono italiani, che di italiano in realtà... Beh, voi immaginate che una roba assolutamente modesta dal punto di vista del valore aggiunto, apparentemente modesta dal punto di vista del valore aggiunto, ha attirato lo sforzo dei migliori designer per inventare nuovi formati di pasta. Che per fare quella pasta bisogna avere... ecco dove la parte, diciamo, il cuore più profondo di Simbola viene fuori. Per fare quella pasta abbiamo bisogno di un'acqua molto buona e quindi di un ambiente molto buono e quindi di produrre un'impresa molto green oriented.
ma poi abbiamo bisogno di un certo tipo di grano, ed ecco che riemerge dalla memoria una figura fondamentale che è Nazareno Strampelli, un uomo di cui si parla pochissimo per il semplice fatto che è nato a Crispiero, una frazione di un piccolissimo paese dell'Appennino marchigiano, che arriva a Rieti, fonda l'Istituto Sperimentale di Cerealicoltura, fa gli studi più importanti che porteranno poi degli inglesi a vincere il Nobel sulla genetica del grano, con un'idea sola: produrre dei grani che consentissero ai contadini di uscire dallo spettro della fame. Questa è la dimensione importante del nostro agroalimentare. Mussolini lo chiama e gli dice: lei Strampelli ha fatto una cosa fondamentale, importantissima, era il tempo della battaglia del grano. Lo fa senatore, Strampelli va una volta in Senato, poi scrive al Duce: caro Duce, non fa per me, preferisco i contadini. Questo è l'agroalimentare che noi abbiamo testimoniato, questo è l'agroalimentare che noi vogliamo raccontare al mondo come esempio di una prassi e di una cultura. Questo è quello che immaginiamo sia in grado di non suggestionare, ma far innamorare molti del nostro Made in Italy agroalimentare, con la presunzione di esportare, nel momento in cui si discute per esempio i patti transatlantici, quella cultura della tutela del cibo, non inteso come alimento, ma del cibo inteso come elemento identitario di una comunità. Questo è quello che abbiamo cercato di fare. Grazie.